Siamo dati Gesù e Maria. Sempre siamo. Il Vangelo che abbiamo ascoltato, l'episodio molto celebre del ricco senza nome, soprannominato il Bubone, appunto per la vita opulenta che faceva, e il povero Lazzaro ci dà tantissimi argomenti di riflessione, diciamo che è uno dei fondamenti biblici dell'amara verità dell'esistenza dell'inferno e anche del fatto che per andare all'inferno basta semplicemente fare una vita in mezzo a lusso senza accorgersi di chi sta morendo di fame, perché non ha fatto molti altri peccati, a quanto dice il Vangelo, questo ricco. E un'altra cosa molto importante è che quando il cuore è chiuso ad una verità di fede, per ragioni di qualunque genere, Gesù dice, neanche se uno risuscitasse dalla morte sarebbero persuasi, perché questo ricco che si trova all'inferno dice, no, manda qualcuno a dirgli qualcosa. Gesù dice, manco se risuscitasse un morto, a chi ha il cuore chiuso sarebbe persuaso. Voi sapete che negli anni 60 uscì dalla diocesi di Roma con l'imprimato del Cardinal Traglia un libretto drammatico, della storia di due amiche di cui una morì di incidente e si era andata a finire all'inferno, che poi per volontà di Dio, arrabbiata nera, tornò a riferire alcune cose alla sua amica, brutte robe insomma, no? un po' tipo questa sortita insomma di questo epulone che cerca insomma in qualche modo di far conoscere queste cose. Quindi questo per quanto riguarda la prima lettura, la prima lettura invece è un pezzo proprio veramente a mio avviso di estrema sapienza vetero-testamentaria, dobbiamo meditarci un po', i termini sono molto forti, c'è questo contrasto tra maledetto l'uomo che confida nell'uomo e invece benedetto l'uomo che confida nel Signore. Il termine confidare è più che fidarsi, è proprio fidarsi insieme, a porre il fondamento e la sicurezza della propria esistenza. Allora è chiaro che questa parola maledizione, come dire, è una constatazione, cioè l'uomo che si appoggia nell'altro uomo vivrà malamente e invece l'uomo che si appoggia al Signore vivrà bene, per un motivo molto semplice. Se anche tu ti appoggiassi, io penso spesso ai bellissimi matrimoni, no? Che Dio li benedica, vedere un marito e una moglie che si vogliono bene, che si appoggiano reciprocamente l'uno sull'altro, è un bellissimo spettacolo. E però anche in quella circostanza, se tu proprio il fondamento della tua vita, proprio tutta la tua vita, l'hai postata su questo marito e su tua moglie, voi sapete che purtroppo non voglio adesso mandare per storto la serata alle coppie felici che vedo qui presenti, ma uno di due partirà prima, che non si abbia la sorte. E non dovreste da solo, e non gli può mancare la terra sotto i piedi, capite? Nel senso che sia benedetto il Signore se c'è un amore grandissimo, ecco, ma il fondamento della mia esistenza deve essere Dio, forse, perché anche l'affetto più caro, l'affetto di una mamma, l'affetto di un amico, l'affetto di uno sposo, di una sposa, fossero pure perfetti, e molte volte purtroppo perfetti non lo sono, perché non perché gli uomini sono cattivi, purtroppo gli uomini sono fragili, non cattivi, sono deboli. Anche molti matrimoni falliscono perché? Perché lo sposo si pensa di trovare nella sposa la perfezione assoluta e viceversa, ma non è che la sposa non gli la vuole dare la perfezione assoluta, è che non sa dove andarla a trovare e viceversa. Quindi se tu pretendi la luna dal prossimo, il prossimo la luna non ce l'ha, è un uomo, è un essere umano, è un poletto, capite? Noi dobbiamo fare molta attenzione perché poi non è molte volte facile, diciamo, sfuggire a questo gioco. La roccia che non crolla, che non delude, che viene alle mani, la nostra vita, che ci ha creati, che ha seguito il diavolo, è il nostro Signore. Certo, appoggiamo fondamenti invisibili, molte volte abbiamo bisogno di attaccarci da qualcosa che tocchiamo, che sentiamo, che percepiamo, però per ciò stesso è fugace. Poi c'è un altro problema, che non riguarda soltanto il prossimo, ma riguarda anche noi stessi. E io vi assicuro, insomma, l'esperienza sacerdotale non è che me lo conferma. Di più, più fallace di ogni altra cosa è il cuore umano, è difficilmente guaribile. Un altro passo della scrittura dice:
un baratro è l'uomo e il suo cuore un abisso. Allora, noi non conosciamo bene nemmeno noi stessi, non sappiamo neanche bene che cosa c'è fu là dentro la capoccia nostra. Questo si intende con il cuore, nel profondo di noi stessi. Io tante volte penso, chi lo sa che sta persona che sta davanti, che gli frulla veramente nella testa. Noi non possiamo entrare dentro un'altra persona e quindi vedere le cose come le vede lei, sentire le sue reazioni, vedere i suoi pensieri, sentire le sue emozioni. Possiamo sapere. L'unica cosa che percepiamo è che purtroppo l'uomo, a meno che non sia un grande santo, molto radicato nel Signore, ha questa fallacità, ha questa caducità, ha questa anche misteriosità, nota anche a se stessa. Cioè, capite? Non per niente, insomma, a Socrate, Socrate insegnava a conoscere stesso, Sant'Agostino diceva che la prima cosa importante in un cammino interiore è entrare dentro se stessi e vedere di raccapezzarci un po' in quello che siamo, no? Dice, chi lo può conoscere? Io, il Signore, scudo la mente e saggio i cuori per rendere a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni, qui ci si ricollega al Vangelo, perché il Signore ci renderà, quando ci presenteremo a Lui, in base a quello che abbiamo fatto, no? Quando rendiamo l'anima a Dio, Dio ci rende in base a quello che abbiamo fatto. La ricompensa per il bene e certamente non la ricompensa per il male. Allora, tutto si sintetizza nel ritornello del Salmo responsoriale, che è la parola che ci consegna la liturgia di oggi. Beato chi confida nel Signore. Ecco, beato chi confida nel Signore, beato anche chi si affida e si consacra alla Madonna, che è la piena di grazia, non è il Signore, ma è tutta piena del Signore, quindi non soffre di questa nostra instabilità, fugacità, fallacità, perché sono gli unici fondamenti veramente solidi della nostra esistenza, che non devono mai. Gesù e Maria siano il centro dei nostri cuori, questa è un po' la sintesi di questa liturgia. E chiediamo al Signore che davvero così possa essere. Una piccola parolina su San Giuseppe, oggi il 1° marzo, comincia il mese dedicato a San Giuseppe. Non è obbligatorio, ma è assai raccomandato, specialmente a chi ha qualche grazia grossa da chiedere a San Giuseppe. Questo è il mese ideale per fare il Sacro Manto, che è una pratica devota approvata dalla Chiesa, un po' laboriosa, da dire appunto per 30 giorni consecutivi, con cui si spacca il cuore di San Giuseppe. Quindi chi ci avesse qualcosa, il mio dovere di farlo, ricordarlo, io lo farò. Buone preghiere a San Giuseppe, perché questo è il suo mese. Qui siamo a Sermoneta, questa è la sua patria, il suo primo patrono, quindi Sermoneta, e quindi chi ha qualcosa gli raccomando, ecco, di fare il Sacro Manto. Adesso nei prossimi giorni metterò anche gli opuscoletti, insomma, a disposizione in chiesa per chi volesse recitarlo quotidianamente. Siamo lodati Gesù e Maria. Salve, salve.